In questo periodo, da quando cade dal tavolino a quando il profeta lo prende, il profeta è andato con un lampo dalla Mecca fino, a Gerusalemme, da Gerusalemme fino al cielo, alla presenza di Allah, dalla presenza di Allah a Gerusalemme e da Gerusalemme di ritorno alla Mecca. Un viaggio fisico con il corpo, perché? Perché nel Corano c'è chi è che conosce l'aia, Isra, Asra, Tabara, Subhanalladhi, Asra, il verbo Asra vuol dire far muovere di notte, e lo stesso verbo è l'ordine che Allah dà a Mosè quando gli ordina di portare i suoi servi, Asra bi'ibadi, Asri bi'ibadi. E quindi, siccome noi sappiamo che la fuga, diciamo, degli ebrei dall'Egitto è una fuga veramente materiale, noi, e siccome Allah è uno dei suoi nomi è Al-Haq e dice la verità, quindi è vero che il profeta sallallahu alaihi wasallam ha compiuto il viaggio fisicamente, come lo hanno compiuto fisicamente gli ebrei che si sottraggono al dominio di Faraone. Ora, che cosa è la cosa, quella realtà scientifica che sta alla base di tutte le attività dell'uomo in Occidente e che voi adoperate chissà quante volte giornalmente, anche quando andate a fare la spesa? Che cosa controllate quando andate a fare la spesa nella ricevuta? Controllate i numeri. I numeri. E il numero è un'invenzione indiana di cui però solo gli arabi si resero conto della sua capacità esplosiva di promozione della cultura e della realtà sociale. Perché? Perché introducendo il concetto dello zero, cioè dell'assenza di quantità, introducendo il concetto del calcolo decimale con notazione posizionale. Cosa vuol dire notazione posizionale? Vuol dire che quando io scrivo 105, no, facciamo 111, lo scrivo in maniera 111, che cosa vuol dire? Una unità, una decina, un centinaio. E questo rende facilissimo fare le operazioni, tutte le operazioni di somma, di addizione, di sottrazione, di moltiplicazione. Perché? Perché attraverso lo zero è possibile fare dei calcoli che non si sarebbero potuti fare con la numerazione latina, dove 1 era I, 2 II, 3 III, 4 IV, 6 VI, 10 X e via dicendo. Non si sarebbero potuti. Quindi, giornalmente l'Europa viaggia sopra un'acquisizione che ha ricevuto come dono dall'Arabia, quando nel 1212 un uomo che si chiamava Leonardo di Pisa, Fibonacci, 1212, traduce un libro in latino, Liber Abaci, il libro del computo, nel quale spiega all'Europa l'uso e la funzione della numerazione araba. E la parola zero viene dall'arabo sifr e la parola cifra viene dall'arabo sifr. E questo è uno degli elementi fondamentali che bisogna ricordare. Ma tu quando vai così, quando prendi una cosa e guardi il numero, dici, che numero adoperi? Un numero gotico oppure un numero vichingo? No, utilizzi un numero arabo.
di cifre arabe. E questo è un elemento fondamentale che deve essere alla base del nostro orgoglio di appartenere a quella comunità di cui Allah ha detto: Khairul Baria, siete il fiorfiore della creazione. E poi un'altra cosa che ha degli aspetti buoni e degli aspetti cattivi, qual è? È la carta. L'Europa vive sulla carta, c'è anche la carta moneta. Ora, la carta l'hanno inventata i cinesi, però i cinesi la facevano dalla seta, serviva per i documenti ufficiali imperiali, per la scrittura, non era a livello popolare. E nel 571 un condottiero musulmano di nome Muslim, tra l'altro, guida il suo esercito nella piana, nel cuore dell'Asia, una località che si chiama Talas, e i musulmani vincono la battaglia, i cinesi se la danno a gambe lasciando lì il campo. E allora il comandante musulmano, lì c'è qualche, fanno qualche prigioniero, il comandante vede queste scritture sopra dei palinsesti bianchi con la scrittura cinese, immediatamente, dato che il musulmano è zaki, il musulmano è intelligente, uno che non è intelligente non può essere musulmano. Quindi l'intelligenza del musulmano, di Muslim, cosa lo porta a pensare? Dice: ma questo è uno strumento utilissimo per scrivere il Corano. Cosa dice Allah nella prima rivelazione? Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq. Ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-kalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Quindi ecco che, facendo queste associazioni di idee, gli dice, chiede al prigioniero: ma com'è fatto questo? Dice: è fatto con la seta. Allora lui, intelligente, dice: la seta è troppo costosa, e poi l'avete voi cinesi che avete l'esclusiva che non potete. Proviamo a farla con degli stracci, con degli elementi vegetali, dell'erba, eccetera. E così a Samarcanda hanno fatto la prima cartiera. E naturalmente da Samarcanda, dato che l'impero islamico aveva trasferito la sua capitale da Damasco a Baghdad, nel 793 viene fatta la prima cartiera con delle innovazioni tecnologiche, colla, albume, per cui veniva fuori un elemento, un materiale scrittorio di prima qualità. E naturalmente subito si estende a tutta l'area del califfato e attraversa anche lo stretto di Gibilterra, dove non c'era più il califfato abbaside, ma c'era il califfato omayyade, che era stato costituito da un certo Abdurrahman, che si chiamava come me, Abdurrahman I come emiro e poi Abdurrahman III come califfo. E lì impiantano delle cartiere ad uso di che cosa? Delle università. Per cui centinaia di amanuensi, di scrivani, utilizzano la carta, che è uno strumento formidabile, eccezionale, di trasmissione del sapere. Perché? Perché una volta il sapere veniva trasmesso sopra della pergamena, delle carte pergamena, oppure sopra dei papiri, che era un materiale costosissimo. Per cui
la scienza era ristretta a dei gruppuscoli, a delle conventicole filosofiche, mentre invece con il libro di basso costo e con il possesso della scrittura, ecco che la scienza si diffonde a livello popolare. E non è come adesso, che in queste generazioni nel mondo arabo il livello di alfabetizzazione si è notevolmente alzato, ma grazie alla politica imperialista e colonialista era stato notevolmente ridotto. Perché? Perché il colonialismo, perché l'imperialismo, che è una forma di esercizio del dominio dell'uomo sull'uomo, ha paura che la gente, attraverso la lettura del Corano, possa arrivare alla conclusione: ma nessuno ha diritto di essere mio padrone tranne il mio creatore. E allora ecco che la cultura, la scienza, la scuola viene abbassata in maniera da tenere in condizioni di completa sudditanza i popoli. E questo è uno degli elementi chiave, la carta. E la stampa? La stampa la fanno risalire a Gutenberg nel 1400, nel 1500, durante la pesca, ma già nel 900, cioè prima del 1000, i musulmani stampavano il Corano. Come? Facendo su tavole di legno, mettendo in evidenza i testi, passandoci sopra l'inchiostro e premendolo con delle presse, in maniera che sui fogli rimaneva esattamente il testo coranico in tutti i Corani. Gutenberg ha avuto l'idea di fare i caratteri mobili, ma il principio era quello islamico, quello utilizzato dai musulmani, cioè di stabilire un testo e poi con l'inchiostro, inchiostrando il testo, premendogli sopra la carta, veniva fuori sulla carta il testo coranico, il testo del Corano. E quindi la carta è uno dei fattori su cui si regge la vita a qualsiasi livello dell'Europa, perché senza carta non si fa più niente. E ritornando a bomba per il numero, come funziona il computer? Funziona sul principio binario dell'1-0. E senza zero, se gli arabi musulmani non avessero introdotto lo zero, non avremmo il computer, non avremmo un sacco di cose. L'Europa non sarebbe arrivata a questo livello di progresso nel campo tecnologico, scientifico e scientifico. Perché? Perché questi progressi nascono dai risultati conseguiti dalla ricerca dei musulmani, stimolati alla ricerca dall'input che viene da Allah, dal Corano. E poi, se noi ci guardiamo intorno, vediamo che siamo sommersi dalla chimica. Pare che nell'Oceano Atlantico ci sia un'isola di migliaia di chilometri fatta di bottiglie di plastica. E pare che il Mediterraneo stia soffocando perché c'è un sacco di bottiglie di plastica. La plastica è diventato un elemento essenziale e fondamentale nella vita dell'Occidente. Da che cosa viene la plastica? Viene dalla chimica. La chimica da chi viene? Viene dal mondo arabo. La parola stessa, chimica, alchimia, viene dallo studio degli alchimisti arabi, che hanno realizzato tutti i processi chimici, la distillazione, la polverizzazione, eccetera. Non solo, ma l'arabo aveva, sulla base del concetto di Allah che esistono delle realtà subatomiche, io conosco ciò che è superiore in quantità a un atomo e ciò che è inferiore, andavano alla ricerca della pietra filosofale, cioè di trasformare lo stagno in oro.